Mezzanotte 59, buonasera, ultima edizione del telegiornale che cominciamo subito col Partito Democratico. C'è aria di resa dei conti alla vigilia di quell'assemblea che potrebbe diventare il giorno della scissione. Comincerà domani mattina alle 10, la 7 seguirà con uno speciale condotto da Enrico Mentana questa giornata che potrebbe essere la giornata di svolta per il Partito Democratico. Vediamo. Oggi riunione di tutti gli oppositori di Renzi. Al centro del confronto il futuro del partito, a soli 10 anni dalla fondazione. Sarà scissione? Per il momento i dissidenti temporeggiano e rinviano la decisione in attesa che il segretario fornisca risposte alle loro richieste. Conferenza programmatica, congresso in autunno e garanzia di durata del governo Gentiloni fino al 2018. Ma a sentire il suo vice si nutrono dubbi che al Nazareno possa arrivare la concordia. Infatti Guerini non usa il fioretto e dice: gli ultimatum sono irricevibili. E il presidente del partito Orfini non è da meno e avverte: sarebbe la scissione a mettere a rischio il governo. E la Serracchiani parla di intransigenza corrosiva della minoranza. Le indiscrezioni inoltre parlano di un Renzi determinato a non cambiare linea. Distanze immutate, dunque, Michele Emiliano avverte: non costringete questa comunità a uscire dal PD. E Speranza spiega: se il congresso è solo rivincito o plebiscito, sarà normale un nuovo inizio. Interviene anche Rossi, presidente della Toscana, che insiste: se Renzi, come Macron in Francia, vuole fare un partito né di destra né di sinistra, neoreganiano e alleato con Alfano, Forza Italia e Verdini, la scissione è nei fatti. Queste le premesse all'assemblea di domani, che si annuncia di fuoco. E poi c'è a Rimini l'assemblea della sinistra italiana, dove Arturo Scotto ufficializza l'addio e invece il partito si prepara a eleggere il nuovo segretario Nicola Fratoianni. Sinistra italiana, dice Fratoianni, sarà aperta al dialogo ma autonoma, attenta alle dinamiche del centro-sinistra, intransigente nel voler rappresentare chi non ha voce, gli esclusi, chi non ha diritti, ha pagato di più il prezzo delle riforme neoliberiste. Impostazione in larga misura condivisa dall'attuale capogruppo Scotto, che però tra i fischi ha spiegato che per lui conta più la partita del centro-sinistra che il partito. Adesso andiamo a vedere cosa ha detto fino a poco fa Donald Trump, che è di nuovo in Florida, dove ha tenuto un comizio con toni da campagna elettorale davanti ai suoi sostenitori all'aeroporto di Melbourne. I toni, appunto, sono gli stessi che usava in campagna elettorale e i contenuti, più o meno, anche quelli sono gli stessi. È Melania la prima a parlare, legge una preghiera e poi introduce Donald Trump. Il presidente, alle prese in questi giorni con diversi problemi, primo fra tutti la successione di Flynn alla sicurezza nazionale, arriva all'aeroporto di Melbourne, in Florida, in cerca di consensi per ritrovare l'atmosfera e lo slancio della campagna elettorale. E lo slogan è lo stesso: Make America Great Again, rendiamo l'America di nuovo grande. Se la prende ancora con la stampa Trump, come ha fatto più volte negli ultimi giorni, che definisce parte del sistema corrotto, accusata di diffondere notizie false. Non saranno loro a dirci come vivere, dice, e noi faremo le nostre scelte. Promette poi di tenere al sicuro i confini, di creare migliaia di nuovi posti di lavoro e di abolire l'Obamacare. Un comizio simile a quelli sentiti in campagna elettorale. Donald Trump incontrerà nella sua residenza in Florida i 4 candidati alla successione di Flynn. Intanto il suo vice Pence ha chiarito oggi che il sostegno degli Stati Uniti alla NATO non è in discussione. Lo ha fatto nella sua prima missione all'estero, alla conferenza sulla sicurezza di Monaco. Gli Stati Uniti continueranno ad incalzare la Russia affinché rispetti gli accordi di Minsk sull'Ucraina, dice Pence. La risposta del Cremlino non si è fatta attendere. La posizione di Pence è deludente, dice Mosca. E alla NATO Donald Trump poco fa ha ribadito: sono un vostro fan, ma dovete pagare la vostra parte. Anche questa è una questione che continua a ripetere da tempo. Nel frattempo, in un carcere di massima sicurezza in North Carolina è morto il famoso sceicco cieco, l'egiziano Omar Abdel Rahman. Era considerato la mente del primo attentato al World Trade Center, quello compiuto il 26 febbraio del 93, quando nel parcheggio sotterraneo di una delle due torri fu fatto esplodere un pulmino imbottito con oltre 600 kg di esplosivo, che provocò la morte di 6 persone. L'obiettivo all'epoca era far crollare la torre 1 sulla torre 2, uccidendo migliaia di persone. Quello che poi riuscì a fare Osama Bin Laden l'11 settembre del 2001, 8 anni dopo. In Francia, dove la protesta scatenata dal violento arresto di Théo
quel ragazzo che è stato stuprato da un poliziotto, ha scatenato manifestazioni nelle banlieue. Dicevamo, quella protesta è arrivata nei centri cittadini, a migliaia oggi hanno raccolto l'invito lanciato dalle associazioni antirazzismo. A guidare la marcia di Parigi c'era anche il calciatore campione del mondo del 98 Lilian Thuram, che da anni è impegnato nella lotta alle discriminazioni razziali. Come vedete, poi al termine della manifestazione ci sono stati scontri tra alcuni gruppi di manifestanti e la polizia, che ha risposto con i lacrimogeni al lancio di pietre. Due agenti sono rimasti leggermente feriti. Questo che vedete è Lilian Thuram intervistato. E a proposito di campioni importanti, oggi ha compiuto 50 anni un altro campione del calcio nel cuore di molti italiani. Stiamo parlando di Codino Baggio, che ha passato la sua giornata tra Amatrice e Norcia. Ha sorpreso tutti con uno dei suoi dribbling più riusciti, come se avesse ancora il pallone tra i piedi. Nel giorno del suo 50° compleanno, Roberto Baggio ha portato la famiglia tra le ferite del terremoto che ha sconvolto il centro Italia lo scorso 24 agosto. Una visita in attesa, quella dell'ex Codino nazionale, che ha voluto condividere il dolore di queste popolazioni. Un abbraccio al sindaco di Amatrice, Sergio Pirozzi, e il pranzo nella tendopoli della Protezione Civile con gli sfollati e i volontari. Quindi la festa di carnevale sotto una pioggia di coriandoli lanciati dai bambini. Foto, autografi e una promessa. Faremo qualcosa per voi, ha detto Baggio, emozionato fino alla commozione, prima del trasferimento a Norcia, dove ha spento le candeline sulla torta a forma di stadio preparata per il suo mezzo secolo di vita. Per capire bisogna venire qui, la televisione non rende reale la situazione. Stanotte Baggio dormirà a Norcia in un camper noleggiato per l'occasione e domani darà il calcio d'inizio ad una partita amichevole tra i ragazzi del posto. E adesso vediamo come sono andate le altre due gare di anticipo della giornata di campionato di calcio di Serie A. Il quarto successo nelle ultime 5 partite proietta l'Atalanta ad un solitario quarto posto in classifica. La sfida casalinga col Crotone poteva essere sottovalutata, ma la mentalità inculcata dal tecnico Gasperini a un collettivo che fa del moto perpetuo il suo forte, anche stavolta ha pagato. A decidere l'incontro il giovane Andrea Conti, difensore col vizietto del gol, che al terzo minuto della ripresa ha capitalizzato al meglio l'assist di Petagna per un successo che fa sognare i tifosi bergamaschi. Si decide invece nella ripresa la sfida tra Empoli e Lazio, dopo una supremazia ospite nel primo tempo che gli uomini di Inzaghi non riescono però a capitalizzare, giunge a sorpresa al 77° il vantaggio dei toscani realizzato dallo bosniaco Krunic con un gran tiro dal limite. Brava però la Lazio a trovare il pari dopo un solo minuto con Ciro Immobile che ruba il tempo a Bellucci. E all'80° è Keita, subentrato a Milinkovic, a regalare con la complicità di Costa il prezioso successo che consente alla Lazio di mantenersi in corsa per un posto in Europa. Qui ci fermiamo, è 1:07, arrivederci a domani, buonanotte.